E allora adesso voltiamo pagina, ci occupiamo di scuola e trasporto pubblico, anche questo tema molto caldo in vista della riapertura e della prima campanella, a questo punto spostata dal 14 al 24 di settembre. Siamo in diretta con la sede di TUA a Pescara con Paolo Renzetti. Paolo, è stato approvato da Regioni e Governo il protocollo per quanto riguarda il trasporto pubblico che riguarda le scuole, capienza all'80% e mascherine obbligatorie, ma poi ci dirai meglio tu e il tuo ospite che cosa si prevede anche nella nostra regione. Dunque, linea a te, buon pomeriggio Paolo. Esatto, grazie Jacopo, un saluto a te, ai nostri telespettatori e un ringraziamento particolare al direttore generale di TUA, Maximilian Di Pasquale. Grazie, grazie direttore per aver accolto il nostro invito. Il tema caldo di questi giorni riguarda il trasporto degli studenti in vista dell'apertura dell'anno scolastico, apertura che è stata posticipata al 24 di settembre. Qual è la situazione? Sicuramente immagino questo posticipo di 10 giorni è stato accolto da voi, direi, in maniera positiva, credo. Sicuramente, anche perché nel momento in cui abbiamo le regole di ingaggio, quindi le modalità di trasporto che cambiano repentinamente, certamente è stata lungimirante la scelta di posticipare la data di avvio dell'anno scolastico, in modo tale che c'è tempo, oltre al discorso dei mancati sprechi per la doppia sanificazione, c'è tempo anche per tarare un servizio pubblico rispetto alle nuove esigenze e ai nuovi limiti di capacità di incarrozzamento sui nostri mezzi. Come diceva il collega Alfredo Primante da studio, ci sono ovviamente questi protocolli sanitari da rispettare anche e soprattutto all'interno dei pullman. Vogliamo un attimo spiegare cosa accadrà dal 24 di settembre per i ragazzi che si sposteranno in pullman per recarsi a scuola? Accadrà innanzitutto che verranno rispettate le regole per prevenire il contagio Covid, quindi tutti i mezzi sono dotati di dispenser con gel disinfettante, vige l'obbligo di mascherina a bordo, ma fortunatamente per l'azienda ma anche per gli studenti è stato innalzato il limite della capacità di carico all'80%. 80% che si raggiunge con la totalità dei posti a sedere e la concorrenza dell'80% sui posti in piedi. Quindi su un autobus che trasporta 102 persone, tipo quello che vediamo qui, 26 potranno continuare a sedere e 54 saranno le persone che potranno essere trasportate in piedi nel rispetto dei protocolli individuati, quindi con obbligo di mascherina e con disinfettante a bordo del mezzo che verrà sostituito prontamente nel momento in cui dovesse finire. Quindi possiamo dire che questa percentuale di persone che possono e potranno salire sui mezzi pubblici è stata alzata nelle ultime settimane? È stata alzata nelle ultime ore, direi, e fortunatamente, poiché le precedenti direttive sulla capacità di carico, ove era previsto un 60% teorico, dico io, di fatto faceva sì che incarrozzassimo non più di 30-35 persone e quindi era un 35% reale, e col discorso della verticalizzazione e del mantenimento di un metro che di fatto poi non era possibile. Attendiamo le linee guida e ulteriori provvedimenti e chiarimento. L'auspicio è che l'80%, diciamolo subito, sia un 80% effettivo, poiché il 60% non era effettivo. Con l'80% effettivo e con gli altri provvedimenti che stiamo adottando unitamente, o meglio in partenariato con la Regione Abruzzo, con la previsione di corse sussidiarie che possono essere svolte da operatori privati e in taluni casi con gli istituti scolastici che hanno posticipato gli orari di ingresso e di uscita, dovrebbero garantirci quantomeno di gestire al meglio la riapertura delle scuole. Quindi siamo confidenti sul fatto che gli studenti possano essere trasportati. Capitolo mezzi, e poi cederemo la linea allo studio ad Alfredo Primante per qualche considerazione. Capitolo mezzi, ci sono gli autobus a sufficienza per poter partire senza problemi per il 24 di settembre? Allora, l'azienda ha fatto un grande sforzo interno in termini di accelerazione delle politiche manutentive sui mezzi e anche di acquisto di nuovi mezzi.
quindi preannuncio, bruciamo la notizia con favore, che a breve verranno presentati ulteriori mezzi nuovi acquistati. Più alcuni li abbiamo acquistati in assenza di contribuzione con mezzi ad elevata capienza, e quindi TUA da parte propria farà comunque la propria parte per aumentare la capacità di carico. Unitamente a queste azioni, che sono meramente interne, in attuazione delibera regionale, delibera di giunta regionale, provvederemo a selezionare degli operatori privati per effettuare le corse di supporto ove si dovessero rendere necessarie in virtù del raggiungimento della capacità di carico massima sui mezzi. Grazie direttore anche per aver anticipato proprio ai nostri microfoni questa notizia dell'acquisto e dell'arrivo di nuovi pullman proprio in vista dell'inizio dell'anno scolastico. A te Alfredo, linea allo studio per qualche domanda al direttore generale della TUA. Sì, che saluto e ringrazio. Qualche giorno fa abbiamo sentito alcuni dirigenti scolastici parlare di tavoli di concertazione proprio con voi della TUA per capire come riaprire, diciamo, le scuole, come agevolare anche il flusso degli studenti. Volevo sapere da lei se insomma, con gli istituti scolastici c'è stata poi effettivamente questa collaborazione anche per quanto riguarda l'eventuale scaglionamento degli ingressi a scuola. Allora, i tavoli sono stati abbastanza frequenti con gli istituti scolastici, anche perché la riapertura va gestita in termini di sistema integrato e non in termini di singoli operatori. A tal fine abbiamo instaurato una collaborazione con gli istituti scolastici per far fronte non alle nostre esigenze ma ai limiti oggettivi imposti dalle diverse ordinanze inerenti alla capacità di carico. Naturalmente con l'80% di carico la percentuale di rischio si riduce in misura proporzionale all'aumento della capacità di carico. Comunque diversi istituti scolastici, in particolare mi permetto di dire quelli del Teramano, si sono mostrati collaborativi nel individuare delle soluzioni congiunte che consentano di scaglionare gli ingressi e le uscite degli studenti anche con orari differenziati. Naturalmente quello che era valido o era indispensabile fino a 3 giorni fa oggi può essere rivisto con maggiore elasticità in ragione all'aumento della capacità di carico. Comunque confermiamo che l'interlocuzione con i dirigenti scolastici è frequente. Sempre restando sul tema, lei prima ha parlato di nuovi autobus, insomma anche di un potenziamento che a questo punto è abbastanza impellente vista l'emergenza in corso di nuovi pullman. Quello che le chiedo è come sarà l'impatto della miscelanza del ritorno a pieno regime delle fabbriche, delle attività produttive, degli uffici dopo le ferie, con anche il ritorno nelle classi degli studenti. Sappiamo insomma che questo, l'autunno, diciamo, è il periodo da questo punto di vista più intenso per quanto riguarda il trasporto pubblico. Sarà sicuramente impattante, però segnerà il ritorno alla normalità anche per le aziende che operano nel settore e per i dipendenti, per le persone che giornalmente collaborano per erogare il servizio pubblico. Ciò avverrà naturalmente con maggiori difficoltà in relazione ai limiti imposti sulla capacità di carico, però noi confidiamo sul fatto che il combinato disposto di collaborazione in taluni casi, ove necessario, con gli istituti scolastici per l'individuazione di orari consoni, e l'aggiunta di mezzi privati e il potenziamento della nostra flotta dovrebbero garantirci di poter soddisfare le utenze. Ci sarà un primo mese che sarà una grande incognita per tutti, quindi ce lo daremo anche come periodo di prova sia per noi che per gli operatori scolastici, e procederemo con affinamenti per fasi successive. Quindi si partirà con una determinata capacità, più o meno indifferenziata o comunque differenziata secondo delle stime, e in quanto tali le stime
possono essere non smentite ma sicuramente riviste in taluni casi al rialzo, in altri al ribasso, e poi per affinamenti successivi si procederà ad un adattamento tailor made sui singoli servizi e i singoli plessi scolastici. L'ultima domanda da parte mia, prima di ridare la linea a Paolo Renzetti per la chiusura del collegamento: ci sono le risorse per insomma, implementare tutto questo servizio, che è chiaramente necessario ed è bene che ci sia, ma insomma, è dispendioso anche da quello che ci ha spiegato? Allora, per quanto concerne le risorse, dovremmo distinguere in ciò che consiste in un aumento di capacità produttiva da parte nostra, e le risorse le troviamo in autofinanziamento anche attraverso le parziali riduzioni dei costi, che comunque hanno comportato anche altri costi che ci sono state finora, e con uno sforzo finanziario che faremo, finanziario ed organizzativo, aggiungo io. Per quanto concerne le corse di supporto svolte in partenariato con operatori privati, la Giunta regionale ha provveduto ad individuare delle risorse finanziarie dedicate che vanno ad arricchire il comparto del TPL per la gestione del riavvio dell'anno scolastico. Paolo. Perfetto, allora grazie, grazie Alfredo. A chiudere qui dalla sede di Tua, un'ultima domanda, e mi riallaccio proprio a quanto diceva il collega Alfredo Primante da studio a proposito di numeri. Il 3 luglio scorso è stato approvato il bilancio di Tua, direttore, numeri positivi tenendo conto di quello che è accaduto da marzo fino ad oggi. A numeri positivi, anche perché il bilancio approvato, a onor del vero, si riferisce al 2019, che viene approvato entro il 30 giugno o poiché facciamo il bilancio consolidato, e quindi per il 2019 le operazioni fatte sull'efficientamento aziendale hanno prodotto i primi risultati, non completi perché gran parte delle azioni sono partite nel secondo semestre, però hanno avviato il percorso di non risanamento ma di messa in sicurezza dei conti, e quindi di maggior efficienza organizzativa. Il 2020 sarà una grande incognita. Sarà una grande incognita perché il settore è stato stravolto. Per noi si parla di una perdita potenziale di ricavi da traffico da stimabile in 14 milioni di euro a valere sul 2020. Quindi un problema che non sarà solo nostro ma sarà di tutte le aziende del comparto. Siamo confidenti sull'intervento del governo e della regione Abruzzo, altrimenti le aziende chiuderebbero. Quindi, con l'ausilio della politica intesa in senso nobile, siamo confidenti che anche il 2020 verrà superato. Con questa importante dichiarazione, proprio anche in vista del futuro di Tua, possiamo chiudere qui il collegamento in diretta da Pescara, dalla sede di Tua. Io ringrazio sentitamente il direttore generale dell'azienda pubblica di trasporto, Maximiliano Di Pasquale. Grazie direttore, voi, per averci ospitato qui presso la sede di Tua. Grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. Linea che può tornare allo studio. A te, Alfredo.